Buongiorno e benvenuti in questo piovoso mercoledì a una nuova puntata di Scemo chi legge, la trasmissione che fa resistenza culturale. Cerchiamo di resistere, cerchiamo di invogliare le persone che ci seguono o che ci scoprono a continuare a leggere. Anche perché sta diventando stupido quasi chi legge, viene additato malamente. Sui pullman si vedono 30 persone con i telefonini e c'è quell'uno con il libro che veramente è diventato, in questo senso, il nostro titolo provoca, vuole provocare. Nel senso che il lettore è diventato quasi un solitario rispetto, perché per carità, anche loro, anche quelli col telefonino leggono, ma alle volte neanche, ascoltano, guardano Proprio delle immagini, giocano. eccetera, eccetera. Noi siamo ancora, anche perché ci sono i tablet che in parte stanno sostituendo i libri, ma fortunatamente non ancora così tanto, siamo ancora per l'odore della carta, no? Noi siamo un po' antichi in questo, siamo romantici. E come romantico, penso in questo concetto, anche il nostro ospite di oggi, con cui parleremo di un argomento molto interessante, il cui libro è stampato squisitamente in Carta, cartaceo. In cartaceo. cartaceo. Allora, diamo un buongiorno e benvenuto a Francesco Cordero di Pamparato, Buongiorno. che è già stato ospite, Sì. forse non da noi, ma dall'amica Anna Cuculo, Sì, forse, esatto. nell'altra trasmissione, una delle trasmissioni che fanno parte del palinsesto di Torino Web TV. E questa volta però lo abbiamo accalappiato noi perché è un libro in uscita di cui tra poco parleremo e faremo anche vedere l'immagine. Sì, e lui se l'è portato dietro perché è utile per estrapolare delle cose, proprio fresco fresco di stampa. Sì, Ecco, lei esce in questi giorni, è o appena... uscito da un... cioè, è stato stampato 10 giorni fa. 10 giorni fa, quindi in uscita, è proprio Sì, in sì. questi giorni nelle librerie. Perciò, se lo volete leggere, se lo volete trovare, andate prima ancora di ordinarlo su internet o su queste brutte cose, andate in libreria e lo trovate. Adesso vi faremo anche vedere bene la copertina. Prima vi ricordo una cosa: che se volete fare delle domande a noi, al nostro ospite, o quant'altro, qui sopra avete il numero di WhatsApp, a noi vi risponderemo: è il 375-551-7625. 75-551-7625. Se avete delle curiosità e volete proporci dei temi, volete proporvi di venire come hanno fatto taluni, la nostra ospite dell'altra settimana, con cui abbiamo fatto una trasmissione interessantissima sul terrorismo e anche su altro, ci scriverete a Scemo chi legge, adesso tra poco comparirà anche il sottopancia, come si dice, Scemo chi legge @torinowebtv.it, e qui potete anche scriverci appunto vostri commenti, ma anche dei suggerimenti. Oltre a WhatsApp potete anche ovviamente scriverci sulla nostra pagina Facebook, dove va in onda la trasmissione, oltre che sul nostro sito www.torinowebtv.it. I commenti, se arrivano, la nostra regia, sempre del puntualissimo Sergio Sapino, ce li propone in diretta. Eccoci a noi, allora condividete, mettete mi piace, condividete la trasmissione, anche se non riuscite a vederla in diretta, la vedete dopo e condividetela con gli amici. Allora, l'argomento di oggi è ghiotto. Chiedo al nostro buon Sergio se ci fa vedere la copertina del libro che abbiamo. Allora, il libro in uscita in questi giorni di Francesco Cordero di Pamparato ha come titolo, eccolo qua, Il mistero dell'arca, sottotitolo Un affascinante mito dell'umanità, edizioni Sottosopra. Francesco Cordero Pamparato è già un affermato scrittore e saggista, soprattutto saggista, Soprattutto perché saggista, sì. romanzi mi pare Due. due, ecco, sono però in minoranza Sì, rispetto beh, rispetto agli 11 altri. agli 11 altri. Ha scritto Cose sul Monferrato, Corrado di Monferrato. Monferrato, ha scritto un bellissimo saggio per l'Accademia Vis Vitalis, mi pare, Esatto, sulle sì. crociate, Biografia del Conte Verde. la biografia del Conte Verde e diversi altri titoli, que che quasi tutti credo potete trovare tranquillamente in libreria perché sono ancora editi. Ecco, però bisogna dire, visto e considerato che lui di questo argomento, anche prima di scrivere questo libro, ne aveva già parlato in conferenza, che è un argomento che lo appassiona molto, Sì. è il tema dell'arca. Un po' come ovviamente non è Francesco Cordero, non è Indiana Jones, ma No. il tema dell'arca è stato abusatissimo dal cinema,
dalla televisione, anche da trasmissioni, come dicevamo prima, in cerca di sensazionalismo, Esatto, dicevamo, sì. ecco, dove erano più epidermiche nel loro porre determinate notizie e meno nell'approfondire, appunto. Allora, questo mistero dell'arca è diviso in due parti, se non mi Ma sbaglio. allora, il libro sì, è diviso in due parti, cioè nella prima parte ho voluto focalizzare la figura di Mosè, che è colui che avrebbe realizzato l'arca, e la storia dell'arca. Cioè, intanto già la figura di Mosè è una figura molto misteriosa e molto ambigua, perché oramai al Mosè salvato dalle acque, secondo la leggenda della Bibbia, ci credono in Eh sì. pochi. Il primo a metterla in dubbio, tra l'altro, è stato un ebreo, Sigmund Freud, che intanto non era uno stupido, era un ebreo. Il suo libro uscì postumo nel 1939, Poco prima dello scoppio della proprio prima seconda. Tra dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. l'altro. Se Freud era già scappato in Inghilterra, e uscì postumo perché lui, ebreo, in un momento in cui gli ebrei erano perseguitati, a dire Mosè non era ebreo diventava È duro. un'affermazione Una molto formazione forte. molto forte contro il suo popolo, in un momento in cui il popolo era in una situazione difficile. Ma effettivamente le parole del salvataggio di Mosè sono copiate parola per parola dal mito di Sargon di Akkad, vissuto secoli prima e fondatore di Ninive. Quindi, e dico, com'è che due personaggi importanti hanno lo stesso iter? Altro punto, una principessa egizia avrebbe chiamato suo figlio con un nome di una lingua che non conosceva? Molto strano, mentre invece il dittongo MS, da cui deriva Mosè, perché le lingue semite antiche non hanno le vocali, Vocali, certo. lo troviamo in Tutmosis, Ammosis, Ramses. Tanti nomi egizi dove MS sta per indicare fanciullo o figlio di qualcuno o protetto da, e l'altra parte del nome è il nome di una divinità, per cui è come fosse Tutmosis figlio di Tut, Ammosis figlio di Ammone e così via, Ramses Ra. Figlio di Ra. Figlio di Ra, esattamente. Per cui potrebbe essere un egizio che ha rinnegato il suo nome e La sia sua la sua discendenza. discendenza, la sua ascendenza, tutta la sua storia, e si sarebbe trasferito. Tra l'altro, anche una cosa: chi erano questi ebrei? Noi non troviamo nessun geroglifico in un popolo di grafomani come quello egizio, che il popolo egizio è un popolo grafomane, scrivano di tutto, non troviamo citato il popolo ebraico. Non compare. Allora evidentemente non interessava. Quindi anche il passaggio delle acque. Parlavo con un amico ebreo, un uomo di grossa cultura, non cito il nome per vari motivi, diceva, per me questo è un simbolo che sta a indicare una forma di battesimo, di iniziazione, di passaggio. Il passaggio delle acque è da passaggio di una situazione di impurità a una situazione di Un maggior rito purezza. di È un passaggio, rito, è un un rito rito di di passaggio, è passaggio. un rituale di passaggio. E Quindi portiamo tutto su un livello simbolico, esattamente, praticamente. sì, ma difatti, ma oltretutto uno dei grossi problemi dove io non mi ci voglio cimentare è l'interpretazione della Bibbia, un libro, cioè un insieme di libri scritti 2-3 mila anni fa, cioè 3.000-2.500 anni fa. Che già sul discorso solo ristretto ai Vangeli, già lì ce ne sarebbe, Ci cioè sarebbe, ce n'è. ce n'è da scrivere, da dire. Ci fu il bravo Werner Keller che scrisse un libro fantastico, La Bibbia aveva ragione. Ne ha venduti non so quante decine di milioni di copie, è un libro che si continua a vendere Sì, adesso, era stato anche lo sa, ristampato, se è certo. stato stampato e ristampato, ma perché? Perché nella Bibbia ci sono tantissime cose che sono spiegate o in chiave magica o
o in chiave, cioè, o con dei linguaggi. Faccio un esempio che ho citato anche nel mio libro. Se noi diciamo piove a catinelle, tra 1000 anni, che questa frase sarà completamente scomparsa, troveremo della gente che dice: caspita, ma allora piovevano anche le catinelle. O in inglese che si dice: it rains cats and dogs. Rains, che piovono gatti e cani, ma Gatti e piovevano cani, gatti e cani. Beh, miracoli, vedete cosa succedeva. Cioè, allora, non nella abbiamo. Bibbia piovono anche le famose Oh, sì, locuste, a ma proposito di sì. piaghe, le famose Ma piaghe d'Egitto. allora, le locuste in Egitto, in Sudan, in Etiopia, in quelle zone, sono sempre state un male Eh ricorrente sì, per e periodico, cioè per l'agricoltura e non solo. l'agricoltura, ma tra l'altro sono veramente dei fenomeni dove sono miliardi questi animali, veramente strati che non ci si riesce più a passare. Io ho vissuto molti anni in Etiopia. Sono arrivato quando avevano stroncato il fenomeno delle locuste e mi dicevano: tu non hai idea di che cos'era, com'era terrificante. Coprivano le strade e non si riusciva più ad andare avanti. E c'era da aver paura anche solo a star chiusi in macchina, perché erano proprio delle nuvole solide di locuste. Quindi Quindi. probabilmente potrei essere riferito semplicemente a un fenomeno che là, in quelle zone, È ricorrente, erano era ricorrenti. un fenomeno ricorrente, ma anticamente ogni volta che succedeva un fenomeno negativo in tutte le civiltà si pensava come prima cosa che fosse un castigo divino, subito. Anche per esempio durante la guerra del Peloponneso, in Atene dissero che per qualche motivo l'intervento dei Dori, cioè degli Spartani, che assediarono Atene e che si creò la peste, era stato predetto, era stato visto come una forma di Castigo da parte degli castigo da dèi. parte degli dei. Cioè, il punto è questo, che tutti i fenomeni si avverano in un modo, ma noi li interpretiamo sovente in un altro. Cioè, anche oggi interpretiamo tutto troppo in modo razionale. E questo comunque è un altro mio discorso. Comunque la questione dell'arca. Dell'arca, allora, ritornando al discorso, nella prima parte lei Fino analizza appunto quanto in realtà c'è di mitico, no? di mitico, sì, ma anche appunto l'esodo, quando è avvenuto non si sa, e non si sa nemmeno se è avvenuto, se anche quello è un fatto allegorico, perché non si trovano tracce Sì, non dell'esodo. c'è una datazione. Non c'è una datazione possibile, ma anche lungo tutti i percorsi, cioè migliaia di persone che si muovono nel deserto hanno dei passaggi obbligati, non possono andare dove vogliono e non si trovano i resti di questa migrazione. Quindi è reale o è un simbolo? Migrazione di 40 anni, tra l'altro, poi, Se di 40 anni. 40 anni, ma anche il 40 è un numero simbolico, Sì. cioè, è un numero, cioè, non dimentichiamo che il popolo ebraico è il popolo della Kabbalah. Di E cui quindi, parlavamo di cui prima, tra l'altro. parlavamo prima. E allora, quanto di quello che è scritto in stile cabalistico e quanto è scritto in stile letterale? Per me di stile letterale non c'è niente. L'unica cosa, non ho gli strumenti per interpretare la Kabbalah o il simbolismo ebraico. Qui c'è molto simbolismo. La seconda parte del libro, invece, è proprio, volevo interrogarla. Infatti volevo arrivare a quello. Adesso facciamo una piccolissima pausa e Prego. nella seconda parte parliamo proprio della seconda parte del libro, Certo. giusto per creare una crasi, perché comunque se nella prima parte c'è questo aspetto più mitico, nella seconda lei si è concentrato di più sulla ricerca, Sulla ricerca, proprio come esattamente. Indiana Jones, alla ricerca Esatto. dell'arca perduta, dov'è? Esatto, difatti volevo intitolare la seconda parte proprio alla ricerca dell'arca perduta, mi hanno detto però poi sembri Indiana Jones. Ma in qualche modo è una ricerca È anche una quella. ricerca all'India Comunque, Zone. ci rivediamo tra Prego. pochissimo con Francesco Cordero di Parparato e continuiamo a parlare del mistero dell'arca, che tra l'altro è un libro, non vi spaventate se vi sembrano tematiche, è un libro molto semplice in realtà, perché lui ha fatto insomma un'introduzione, perché poi sull'arca sono state scritte un sacco State di... scritto un sacco, posso dire, di fesserie. Gente certo. che dice che era un trasmittitore a transistor, che era uno strumento magico. Io Di sono ogni.
Di ogni cosa, di tutto di più, Di peggio che alla RAI. tutto e di più, ma tra poco ne accenniamo anche. Allora, mandiamo la pubblicità e ci rivediamo tra pochissimi minuti. Ed eccoci tornati a Scemo chi legge, la rubrica settimanale che tratta di libri e di chi resiste e ha voglia sempre di leggere, di avere un bel libro fra le mani, di andare in libreria, di seguire le conferenze, tutto quello che fa cultura. Siamo una trasmissione di resistenza culturale. Allora, prima di riprendere la nostra appassionante chiacchierata con Francesco Cordero di Pamparato, ricordiamo un paio di cose. Allora, un paio di messaggi teatrali sconfiniamo con l'amica Anna Cuculo. Domani sera alle ore 21 al Teatro San Giuseppe di Via Andrea Doria 18, c'è Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini con Federica Crisà e Gabriele Girondi, adattamento e regia di Roberto Briatta. E invece, questo per informazioni e prenotazioni, basta che scriviate Anna Cuculo Group. Mentre invece domenica al Polo del Novecento, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domenica 25 novembre alle 19, al Polo del Novecento in Via del Carmine 14, sempre qui a Torino, gli artisti associati Paolo 30 presentano Ossa, che è una bella e interessante riduzione dalle troiane di Euripide. Curata e diretta da Susanna Gianandrea, con un ricco cast. È un bellissimo spettacolo che è già stato presentato in altre sedi la scorsa primavera e che vi consigliamo se ci sono ancora posti. Lì per informazioni o scrivere alla pagina Facebook di Artisti Associati Paolo 30 o al numero 340-677-1862. Un'ultima cosa, ricordiamo che questa settimana per il palinsesto della nostra Torino Web TV, c'è la trasmissione curata dai ragazzi con la sindrome di Asperger, che è la prima trasmissione in Italia che tratta, condotta da ragazzi che hanno questo problema, ed è il cassetto dell'Ognomo e sarà alle ore 16 di sabato 24 novembre. Pomeriggio, quindi non perdete questo appuntamento quindicinale. La prossima settimana, se siamo come sempre aiutati dalla fortuna, torneranno la Maria, tornerà l'ultima puntata di Aforismi e la nostra trasmissione. Vi stiamo preparando tante belle sorprese, soprattutto per fine anno. Attenzione.
Allora, torniamo noi, torniamo a Francesco Cordero di Pamparato e torniamo al mistero dell'arca, sottotitolo Un affascinante mito, e sottolineo mito dell'umanità, edizioni sottosopra. Dicevamo che la seconda parte, Francesco Cordero non è diventato Indiana Jones, ma quasi, e ci parla della ricerca di quest'arca. Esatto, allora ho cercato di elencare, raccontandolo in maniera che spero sia interessante, Intrigante. intrigante, chi sono stati che hanno cercato l'arca, dove l'hanno cercata e i risultati di questa ricerca che finora è stata, direi, totalmente negativa, tranne quelli che ritengono di averla trovata in Etiopia e io ritengo che l'arca in Etiopia sia una bufala per una doppia serie di motivi. Allora, poco dopo che il professor Giuseppe Infranca, architetto della cooperazione italiana, ha visto la cosiddetta arca di Aksum, la trovo cosiddetta perché non corrisponde alla simbologia. Cioè, l'arca la vediamo tutti come una grossa scatola con un cherubino da un lato e l'altro di fronte, con le ali che vengono a toccarsi qua, o quasi. L'arca di Aksum ha due piccoli oggettini che sembrano due passeri sui due spigoli di uno stesso lato e quindi è contrario a tutto quello che è il simbolismo dell'antichità che è basato sulla simmetria. E in secondo luogo le ali dei cherubini devono proteggere l'arca. Allora due ali, una di fronte all'altra, la proteggono, due su uno spigolo, No, no, non non possono. possono proteggere il contenuto, quello. Seconda cosa, l'arca sarebbe stata portata dai falascià ebrei che si sarebbero trasferiti in Etiopia 2500 anni fa e che quindi sarebbero lì rimasti e avuto dei discendenti fino a che non sono stati riportati in Israele. Peccato che 6-7 anni fa, non di più, tra l'Università di Parigi e l'Università, non mi ricordo se di Tel Aviv o di Gerusalemme, ho adesso a memoria, fecero dei test sul DNA dei falascià e si scoprì che i falascià sono una popolazione autoctona del Corno d'Africa. Non si sono mai spostati dal Corno d'Africa. Allora, se io non sono mai stato a Gerusalemme, non posso portarvi un oggetto Ah, da certo. Gerusalemme. Diventa molto difficile portarlo con la telecinesi. Il teletrasporto come in Star Trek non, No, non, non c'era se ancora. esiste, non ce l'hanno ancora No, mostrato. non c'è, è un peccato. Pensi come sarebbe comodo avere il teletrasporto. Ah sì, Cioè, anche solo per spostarsi in città, che ultimamente tra rotonde e altro sta diventando complicato. è drammatico, ma io oramai mi muovo soprattutto in taxi perché con la macchina trovare posteggio praticamente è un sogno. Tranne nella nostra zona qui, che Cioè, dove spesso si trova. Invece, appunto, lei stava dicendo che ha praticamente elencato una serie di. Intanto, anche ce lo dicevamo prima, ci sono degli scrittori anche che a suo avviso non l'hanno raccontata. Lei parlava di Graham Hancock, ma allora, come Graham altri hanno Hancock, affrontato questo tema mancandolo. ma allora, per dire chi è Graham Hancock è uno che si fece una certa ricchezza giustificando il regime etiopico di Mengistu Haile Mariam, che fu un criminale e genocida. Addirittura. Sì, e diversi di questi delitti li ho visti con i miei occhi, quindi posso Avendo dirlo, lavorato là, sì. certo, ho lavorato e vissuto lì. E lui era amico di un altro bel personaggio che viveva in Etiopia, che era stato prima uno che incensava Haile Selassie, poi Mengistu Haile Mariam e poi dopo quelli che hanno deposto Mengistu. Per cui lo chiamo uno storico per tutte le stagioni. Questo è l'amico di Hancock. Quei due, e poi per chi è vissuto in Etiopia, vedere, raccontare l'Etiopia come la racconta Hancock, cioè, non si può credere, senza contare che lui ritiene che ci sia un collegamento tra Chrétien de Troyes,
che inventa tutta la storia di, fa tutta la poesia La poesia di Artù. di Artù sul ciclo arturiano, bellissimo. Tra l'altro Esatto. c'era una bellissima edizione degli Oscar Mondadori che Sì. conteneva tutto questa. Ma tra l'altro me lo sono letto anche in inglese antico, il ciclo arturiano, che è molto bello. Su quello legato con l'Etiopia. Peccato che allora nel 1000, cioè, i contatti tra l'Etiopia e i crociati sono pressoché contemporanei alla scrittura di Chrétien de Troyes, con una cosa: i crociati erano analfabeti, per cui, ed erano soprattutto degli uomini d'armi che di poesia ne capivano poco. Quindi che qualcuno di loro avesse potuto raccontare tutta una serie di cose a Chrétien de Troyes, che lui avesse preso a sua volta parte di quello e parte di altre. Può aver inventato tante cose, va bene, ma i contatti tra lui e l'Etiopia da dove saltano fuori? Ricordiamo allora che si fosse curioso delle crociate, lo abbiamo ricordato già all'inizio, Francesco Cordero di Pamparato ha scritto un bel saggio sulle crociate, Sì. leggero, non è un librone No. spessissimo, però potrebbe essere interessante dargli un'occhiata. Sì, allora se mi consente di pubblicizzarlo, in quel libro ho messo sia il punto di vista occidentale che ogni tanto ho inserito dei brani, dei commenti degli storici arabi, storici bizantini e storici armeni che ovviamente vedono le crociate in un'ottica completamente Diversa, diversa, naturale. anche perché l'ottica delle crociate non è l'ottica romantica, è un'ottica molto più concreta. Pensi che, non mi ricordo se Duby o Le Goff, uno dei due, dice che bisogna ripulire la storia del Medioevo dalle scorie romantiche. Potrebbe essere il Duby, però Sì. andiamo, a me sembrerebbe Duby, Anche però a me, sì. da libraio così, Sì. sembrerebbe Georges E Duby. comunque è lo stesso. Le Goff scrive pour notre Moyen Âge, il che vuol dire che c'è una visione completamente diversa. Ma con le crociate, per esempio, sappiamo che i Templari hanno cercato l'arca a A Gerusalemme. proposito. A proposito, una delle poche cose che si sa, ma si sa anche che non l'hanno trovata, e lo si può sapere da un motivo. Io in tutta questa ricerca che ho fatto sull'arca ho intervistato ed ero andato in Inghilterra a intervistarlo, un certo professor Rittmeyer, archeologo e architetto, che ha fatto la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. È stato solo 22 anni sulla montagna del Tempio a lavorare. Per cui tutto quello che c'era da vedere ha visto tutto. E dice: ho trovato le gallerie dei Templari, ma non portano a nessuna cripta che possa essere quella dell'Arca dell'Alleanza. Cioè, gli scavi dei Templari non arrivano a nessuna cripta, Non sono per arrivati. cui non possono averla trovata loro. E con ogni probabilità io ritengo che l'Arca sia ancora nella montagna del Tempio, nascosta in qualche cripta di cui sia stato sigillato l'ingresso e fatto franare un pezzo di muro. Perché? Perché intanto l'arca scompare all'epoca dell'assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor. Il popolo ebraico è forse il popolo più intelligente della storia, perché una cosa che vorrei ricordare è uno dei popoli più antichi e l'unico dei popoli antichi che è sopravvissuto. Gli Egizi sono scomparsi, i Greci scomparsi, i Romani scomparsi, stanno scomparendo anche gli inglesi. L'unico popolo che rimane da sempre il popolo ebraico. Allora, avevano scoperto, inventato una soluzione divertentissima, cioè più che divertentissima, intelligentissima e semplice in caso per una situazione d'emergenza. Allora, l'unico che poteva entrare nel Sancta Sanctorum, la stanza che conteneva l'arca, e il Sancta Sanctorum è stato trovato ed è stato trovato un incavo delle dimensioni dell'arca da Rittmeyer sulla montagna del Tempio, sul. E comunque
L'unico che poteva entrare era questo signore. Problema, l'incarico era a vita. Se questo si fosse sentito male, non si poteva entrare nel Sancta Sanctorum, lui sarebbe morto lì, l'avrebbe profanato. Allora, quando il sommo sacerdote entra nel Sancta Sanctorum, mette una veste con i campanelli al fondo e ha una corda legata a un piede, se non lo si sente. Per cui se non lo si sente più muoversi, si tira la corda, lo dice sono ancora vivo, se non dice niente viene trascinato fuori, in modo da evitare di profanare il Di locale. profanare. Per cui se si arriva a pensare ad avere una sottigliezza di questo tipo, per forza di cose si arriva anche a dire, bene, in caso di assedio noi dobbiamo avere un nascondiglio sicuro Per l'arca. per l'arca, che possa, in cui la si possa portare in pochissimo tempo, in tempi molto rapidi, per cui senza contare che si riteneva che il posto dove, sacro santificava tutta la colonna in verticale, verso l'alto e verso il basso. Quindi se io la riporto più in basso, in una cripta, ho mantenuto salva la sacralità del luogo. Perché? Perché il Sancta Sanctorum era sulla cima del Monte Moria, cioè intorno a cui è stato costruito il tempio, ed era il punto in cui Abramo avrebbe dovuto sacrificare Isacco a Yahweh. Nello stesso punto fu fatto il Sancta Sanctorum e l'incavo per l'Arca dell'Alleanza. Esatto, Tenendo così salva la sacralità. Ecco, per cui sono convinto che sia ancora lì. perché queste sono un po' le conclusioni a Sì. cui il Francesco Cordero di Pamparato è arrivato. Non vi diciamo di più, anche perché purtroppo la mezz'ora con lui è passata anche molto piacevolmente, perché in realtà su questo argomento ci sarebbe Potrei tantissimo da parlare per dire. ore. Lui senz'altro farà conferenze di presentazioni, se Sì. non No, ne ha, no, non ave, non le ha ancora fatte. ne farò una il 29 alle 17 del pomeriggio a Palazzo Cisterna Perfetto. e una il 30 al Dar al-Sigma, il centro italo-arabo di via Fiocchetto, cioè il 30 il giorno dopo alle Quindi il 18:30. 29 e il 30 qui in Torino le troverete sicuramente segnalate sul Torino 7. Se siete curiosi, Francesco Cordero di Pamparato lo trovate anche sul, Su potete scrivere su Facebook. Facebook, potete scrivergli, lui vi dirà Certo. sono qui, sono là, eccetera. In libreria trovate Il mistero dell'arca. Noi speriamo di avervi appassionati anche con questa puntata. Io la ringrazio E io moltissimo di ringrazio esserci lei di venuti a trovare avermi e della intervistato. bella chiacchierata che abbiamo fatto. Noi ritorniamo, we'll be back, come diceva 007, 007 ritornerà, ma lo diceva anche il Terminator. E vi ringraziamo, continuate a seguire le trasmissioni di Torino Web TV e ci rivediamo presto. Grazie e grazie a Francesco Grazie Cordero di a lei. Pamparato e al nostro Sergio Sabino e al Fido Grazie. Barney Sapp che è qui vicino, che ci controlla e che ascolta tutto. E grazie.